statevi zitti. Caccamo. Capite? Ah, allora. Statevi zitti. Caccamo. Scusate. Cosa c'è? Un casino. Che è successo? È sembra una pescheria. Tutti i contratti parlano, fanno. Ha ragione. Oh. Un po' di ordine, che c'è un collegamento. Cosa ha fatto ieri? Che te l'ha fatto a te, qui sto parlando, come ha fatto ieri, cominciamo così. Parliamo di giornalismo. Io sono sfastidiato perché voglio lavorare in tranquillità. Eppure noi. Signor allora, Carlo, io buonasera. Voglio stare tranquillo come tranquillo lei. Certo, allora sia tranquillo, ci racconti di Roma-Napoli, è andato a Roma? Sì, sono andato a Roma. Ha seguito una partita di calcio? Esatto, dopo 3 anni sono deciso, mi ha telefonato Beppe Bruscolotti, abbiamo pigliato la macchina e siamo andati a Roma a vedere il derby del sud, una classica del campionato italiano di football. È vero. Come è andata? Pure Ferlaine, vuoi venire Ferlaine? No, a me non mi interessa niente, io ho ceduto tutto e non voglio sapere niente. Ha venduto a Gallo e Moxedano. Quale Gallo e Moxedano? Voi non sapete neanche niente. Perché? Io ha venduto tutto a Tommaso il Pallonaro. No, come ha venduto tutto? Come? Tutto il pacchetto azionario, mo lo tiene in mano a Tommaso il Pallonaro. Scusi, chi le ha data questa informazione? Lui ve l'ha detto. Lui chi? Lui Tommaso? Scusate, Tommaso è una persona che è degnissima. Uno che è stato 5 anni con Sofia Loren. Abitato a Buckingham Palace. Ha costruito la Raffaello e la Michelangelo da solo. L'ha venduto agli arabi. Non gli vuoi dare fiducia? Ma scusi, tutte queste cose. Cioè, il fatto che lo chiami nuovo Pallonaro, secondo lei. Ma Vox Populus. Vox Populis. È una medicina. Ma che ne sa, la gente è cattiva, quando è invidiosa. Vabbè, parliamo allora. Lei è andato a Roma. Ha dormito con Clinton quando è arrivato Clinton. Per il G7. Hillary, ti puoi spostare la parte? Sei messo in mezzo, ha dormito come un pazzo. Vabbè, siamo andati a Roma. Io e Peppe Bruscolotti. Ha pigliato l'autostrada, siamo partenza intelligenza, siamo partiti ai 4 del mattino. Chiari, siamo arrivati a Roma, arriviamo nei pressi di Roma, dice, che è una guerra, che perché? È successo? Perché? Una fila di sbarramento, Casupolo, Casariello, Il casello? Scusi, il casello. Quello è il casello, alla fine autostrada. Cavalli di Frisia, ferro spinato, c'era un carro armato e fermo che buttava un automobilista. Ma che è successo? È il casello. È il casello di Roma, c'erano le sbarre. Chi le ho casello? Ma la paura, ci siamo avvicinati. Ma lei era in regola almeno? Ho biglietto, l'ho preso. Siamo avvicinati con prudenza, però guardate a destra e a sinistra e siamo arrivati vicino a Casellante. Sì. Chi sta tirando fuori la capocciella da testolilla tanto? Giusto. Da là l'abbiamo preso e qua lo portiamo. Questo è il dovere dall'automobilista autostradale. Del buon cittadino. Portare un biglietto da una parte all'altra. Guarda, il biglietto fa solo 35.000 lire. Perfetto. Sì. Kate? No, è giusto, è il pagamento. 35 o pagamento, perché ha già fatto danni all'autostrada. Cosa c'entra? Fatto buche, scavato fossi. Ha utilizzato un servizio. Ho dato calci a un autogrill. No, è buona norma. Alla fine, quando uno arriva, pagare il pedaggio. 35.000 lire? Andiamo avanti a così. Ma scusi, a Napoli milioni fra anni pagheremo. Per la salutazione. A Napoli teniamo pure uno, casello. Ma prima di tutto non ci sono cavalli di Frisia, non ci stanno trincee. Campi minati, c'è un casello dove uno può fare pure la spesa, c'è un supermercato. Prima del casello puoi comprare frutta, verdura, autogrill, mobili, alcuni si vendono pure la macchina. La vendono prima il casello, tu te la pigli e il casello e chi ne se ne sta là. È un commercio. Vabbè, comunque quando uno un formicolio di formaggio, ma fate pure sbagliato. Però quando si arriva al casello, anche a Napoli, però con un altro modo, esce il casellante che ti la capa tanto Gianni, a differenza di chi deve la capa piccirino. Dice lei che dove è entrato? Con molta gentilezza. Certo. Dove è entrato? Dice guardi, io sono uscito, non so dove sono entrato, sono uscito a casa mezz'ora fa, 25 minuti per attraversare Napoli e poi 5 minuti di autostrada, saranno 500 metri. Scusi, quanto le fanno ognuno pagare? Si inventa dove è uscito? No, si inventa l'onestà. L'onestà. Si dice. Che saranno 400 metri e chi le dice, vada pure. Non si paga mai? Se è 400 metri, se tu vieni da Casoria, paghi qualcosa. Io amico ha trovato una carogna. Una faccia di una belva, gli ha detto, un casellotto, ha detto, da dove viene? Vengo da Pozzuoli. Un uovo.
Ha voluto l'uovo, ma come? Si paga e gli ha detto è fresco. Aspita, e si fa un uovo. Se vieni da Amalfi per una pizza, ma scusi, ma c'è un tariffario? Se vieni da Salerno, una frittura vista. Ah, sì? Sì. Questo è un amico che non sapeva niente. È venuto a Bologna, sì? È arrivato a casello e gli hanno fatto pagare un matrimonio. Ma che matrimonio? 150 persone di matrimonio ha dovuto pagare con la torta. Ma ha celebrato pure lì al casello il matrimonio. Ma come ha detto, concettino, so come si chiamava, sposare qui presente Pasquale. Sì, vuoi tu? Sì, voglio anche io. Sì, si è alzato dalla sbarra, sono partito per l'autostrada. Senta, ma chi li fa i matrimoni a casello? Scusi, a chi li offre? Cadì a confischi. Ma come? Io non l'ho visto, so che ieri è segnato. Vabbè, senta, la salutiamo. Sì. Arrivederci a settimana prossima. Entro a piedi pure lo casello e a tirare il confetto. A settimana se ne sono giunto.